Passeggiando con l'architetto Ciorli siamo arrivati fino ad Ardenza Mare. Nella scorsa puntata vi abbiamo presentato la storia dello stabilimento balneare Bagni Lido. Oggi pensiamo di farvi dono di quelli che sono i bagni Peiani. Però i bagni Peiani, adesso si chiamano Onde del Tirreno, hanno un prologo qua nei Casini di Ardenza. Attenzione però, casini non nel senso di case di tolleranza. Ci spiega tutto l'architetto. Hai ragione Fabrizio, siamo di nuovo nell'area qui dei Granducali Casini d'Ardenza, il quale toponimo si deve alla società che l'ha costruita, società Granducali Casini d'Ardenza, e non ha nessun riferimento a quello che oggi possiamo più o meno pensare come Maligli. È un albergo, un residence, costruito tra 1842 e 1844, che ha la forma di Omega, perché siamo alla Livorno, perché qui all'epoca in cui è stato costruito questo grande albergo, Livorno finiva, i tre ponti non esistevano, perciò la città finiva qui. Ecco perché anche la sua forma un po' così idilliaca dei Granducali. Quello che vediamo dietro riporta un pochettino un'altra struttura di cui il Cappellini si è ispirata, che è quella del Bath in Inghilterra, mentre noi invece oggi trascuriamo questo di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, e andiamo a vedere quali sono stati i suoi bagni, perché quando nel 1844, dopo tanto tempo di aver cominciato, finito, ricostruito, una parte di si demolirono il Cappellini, finalmente arrivato in fondo, li costruisce annessi a questo grande luogo di ritrovo, dove c'erano trattorie, dove c'erano giochi, luoghi di divertimento, dove vi era un piccolo teatro, dove vi erano dove si giocava alla Chemin de Fer. Ecco, c'erano i suoi bagni di mare, che oggi ci camminiamo, andiamo a vedere. Saremo bellini, architetto, così appoggiati a questa mezza colonna di, secondo me, pietra di Vico Pisano. A difetto di essere pisana, vedi, infatti mi stacco. Eh sì, un po' attenti a quei due, ricorda un pochettino un po' l'aneddotica di quello che riguarda. Questo è uno di quei pochi che sono rimasti integri da quando è stato costruito questo viale, che era il viale d'accesso originale ai bagni, i bagnetti dei Granducali Casini d'Ardenza, quando ancora si chiamavano a quell'epoca. Naturalmente la costruzione, la porta era davanti a noi, e lì si accedeva attraverso una grande passerella alta, si accedeva sugli scogli, come ora vedremo, che poi sono diventati i bagni Peiani. Quindi la porta era lì? La porta era lì, e da questo punto partiva un'alta passerella tutta in legno, che portava a delle palafitte, anche quelle fatte in legno e rivestite da quella tela che oggi è comune per esempio ai bagni Pancaldi, si vedono ancora oggi, fino a pochi anni fa erano anche in questa zona qui, era tutto fatto in legno. Architetto, hai parlato di passerella in legno, ma perché veniva usato così in maniera diffusa il legno? Beh, il legno era usato perché, come vediamo, ancora oggi torna a essere utile, anche se il legno non è, assomiglia molto al legno, però non è, perché era più economico. Cioè le mareggiate lo portavano via e si andava, si ricostruivano e via. Se si facessero in muratura, all'epoca sarebbe costato di più chiamare un muratore o un'impresa per poterlo costruire. Era tutto costruito in legno e è uno degli ultimi bagni che abbandona la costruzione in legno, ma se ci facciamo caso il lungomare, la ringhiera che divide da qui è ancora in legno come era l'origine. Siamo entrati nei bagni Onde del Tirreno, gli ex Peiani, anche sui nomi di questo stabilimento balneare c'è tutta una storia particolare. Ci diceva l'architetto che l'ingresso era in corrispondenza di quella porta lì, più o meno dove adesso ci sono gli stipetti. L'abbiamo vista dall'esterno e poi c'era questo ponte c'è sempre stato, architetto. Beh, dei tempi di cui parlo io no, perché dicevamo che era tutto in legno e era più alto. Successivamente, quando il Torricelli diventa proprietario... Torricelli mi dice qualcosa, nome dolce, no? Dolce, certo, infatti è la stessa famiglia che poi molti anni dopo aprirà un noto bar che si trova in fondo a Via Galata. Prima di essere un bar era un noto caffè,
nota a tutti noi che abbiamo vissuto la cioccolata delle Torricelli. Allora, però prima delle cioccolate furono gli stabilimenti di questo stabilimento balneare. Loro diventano proprietari subito dopo la società Granducale Casieri d'Ardenza, perciò siamo alla fine dell'Ottocento, e ne rimangono proprietari fino a quando, appunto, per una causa di fallimento si portano da un'altra parte. Ecco, in quel caso qui viene fatta la trasformazione, questo pontile dal legno viene trasformato in muratura ed entrano in la famiglia Peiani. E qui c'è un dubbio, perché nei documenti originali è Peiani con la Lunga di Juventus, mentre invece successivamente diventa Peiani. Qual è giusta delle due cose? Ancora devo capirla, perché sulle famiglie Peiani non ho trovato molto più notizie di quelle che speravo. Noi ora, iniziando da questa e camminando su questa qui, andiamo a finire sulla rotonda, come abbiamo visto è una caratteristica anche del Lido. Poi vedremo la rotonda che viene costruita alla metà dell'Ottocento e poi vediamo le strutture che si sono state edificate in periodo successivo. Intanto abbiamo visto una cartolina dalla quale si evince che quella lingua di terra che qui ai Peiani si chiama punta, in quell'epoca lì non c'era. Ci troviamo sul solarium, come lo definiamo, rotonda, terrazza, come lo definiamo? Definiamolo come era in antico la rotonda, che poi diventa il solarium, che è, come dicevo, una cosa tipica dei bagni livornesi. Viene costruita nel 1956, quando appunto c'è un avvicendamento delle proprietà, ed era completamente coperta, dato che c'era un terrazzamento sopra del quale si accedeva attraverso una scaletta a chiocciola. Poi viene tutto ritrasformato, i Peiani danno un impulso nuovo alla struttura, e riunendo le vari isolotti sul quale erano originari, perché qui c'erano vari isolotti. Qui c'era l'acqua nel mezzo. C'era dell'acqua nel mezzo, poi sono stati riempiti di spazi e sono stati uniti dai tre ponteggi che prima erano in legno, come si diceva, e poi sono stati fatti in muratura. Perciò questo bagno, che nel 1946 viene definito come il bagno della una piccola... un piccolo bagno, un bellissimo piccolo bagno, ecco, così è rimasto, perché fra tutta Livorno noi troviamo qui un bagno della media borghesia, semplice ma nello stesso tempo accogliente. Qui siamo sulla punta, all'estrema propaggine verso il mare aperto dei bagni Peiani Onde del Tirreno. Questo è un tratto di pietra asfaltata quasi, che è stata costruita dopo, dicevamo, architetto, però la direttrice è proprio i Casini di Ardenza. Rimane sempre come comunque i Granducali Casini di Ardenza. Allora, ricapitolando, nel 1867 i Rinaldi prendono la proprietà dai Torricelli, da quella che è rimasta all'asta la cosa, e poi cedono successivamente nel 1900 ai Peiani, i quali nel 1907 danno il nome Onde del Tirreno. Ora, non so se chi ha dato di nuovo oggi il nome, poi sono diventati Peiani, sapeva di questa cosa, che in precedenza già si sono chiamati in quel nome lì, ma comunque è importante che o perché sapessero la storia o perché il fato ha voluto che ricominciassero ad avere il nome così come aveva all'inizio del Novecento. Una cosa curiosa, intorno al 1940-1946 diventa proprietario dei bagni il De Magno. Perché? Perché la finanza, che aveva la sua sede vicino a Tre Ponti, costruisce in questo luogo alcune postazioni in muratura che servivano ai finanzieri a controllare questo tratto di costa affinché, siamo negli anni del dopoguerra, non vi fosse appunto del contrabbando. E queste costruzioni in muratura è l'ultima costruzione in muratura, era lì dove era la pasticceria Adone, dove è stata demolita, una era lì e altre si trovavano collocate e stavano finite. Successivamente i bagni hanno avuto un'evoluzione sempre verso il mare, un po' ristretti fra il Lido e il porticciolo d'Ardenza, però in una dimensione che è stata caratteristica di Livorno. Come dicevi bene te, è un po' un bagno nei bagni,
può passare quasi da non vedere, perché uno passa da lì dove arriva fino al porticciolo d'Ardenza e non le vede. Questo ha avuto il suo sviluppo, come anche i bagni Lido, nel dopoguerra. Vi erano fatte delle serate danzanti anche in questa zona qui, ma più che altro era nota per la sua cucina. Ma a Livorno, se si dice bagni Peiani, Onde del Tirreno, c'è una cosa che caratterizza questo stabilimento balneare: le palafitte, che sono qui alle nostre spalle. Noi ci saliremo. Da quanto tempo ci sono le palafitte dei Peiani? Diciamo subito che è la caratteristica di tutti i bagni di Livorno, anche Lido, anche gli altri bagni più antichi erano fatti tutte su palafitte, solo che loro le hanno poi abbandonate e qui sono rimaste nella memoria. Lo dico per gli amici che mi ascoltano, l'ultima delle cabine in fondo a sinistra era quella che negli anni 70 ci avevo io e che ho conosciuto quando era di legno, l'impiantito, e disgraziatamente se cadeva una moneta in acqua era un macello. Ma c'è una lapide commemorativa, architetto? Non mi fare scongiuri, per piacere. No, ma non per quello, no. Ci mancherebbe altro. Andiamo sulle palafitte. Merlo, tra l'altro, vietato tuffarsi alle palafitte. Io in passato l'ho fatto. Anche io. Forse non sono rifinito per questo. Anche io ho fatto. Quindi noi stiamo passeggiando sulla storia. Certo, certo. Andiamo incontro alla storia, anche se recentemente sono state rinnovate, le travi in legno sono diventate di cemento, l'impiantito è diventato di un legno particolare e qui si è allargato questo spazio che rimaneva sempre sotto mare e noi ci si buttava da questa parte qui perché era la parte più estrema dell'epoca. Architetto, questo è anche un posto molto fresco perché è molto ventilato, forse proprio per la conformazione della, certo, della zona delle palafitte. Qui ci vorrebbe un buon cocktail e buona estate a tutti. È vero, infatti quando il Cappellino ha pensato di costruirlo in questa ragione, aveva le sue buone ragioni per dedicarlo alle persone più ricche che c'erano in quel periodo e frequentavano questi scogli. Ricordiamoci, qui c'era una serie di scogli, lui ha avuto l'idea di riunirli, di farci questo modesto bagno che è diventato oggi un bijou, un modesto bijou per quanto riguarda la storia, l'architettura ed anche il modo di vivere di Livorno.